All'ombra delle mura della città vecchia, la storia di Gerusalemme parla ai visitatori attraverso imponenti e numerosi resti archeologici. Quest'area ai piedi dell'attuale Monte del Tempio fu abitata a partire dall'era del ferro fino al periodo crociato. In questo preciso luogo, alla presenza dei benefattori e di altri invitati e persone interessate, è stato inaugurato dall'autorità israeliana per le antichità un nuovo percorso per i visitatori. Ci accompagna l'archeologo Yuval Baruch, che illustrando l'origine del termine Ofel ci introduce all'importanza dell'intera area. Ofel è un nome biblico ebraico scritto con la lettera Ain. Il significato della parola ebraica Ofel è il luogo più alto della città ed è perciò l'equivalente del termine greco Acropolis. Ci troviamo nel luogo più elevato di Gerusalemme. Più in giù c'era la città bassa, cioè la città di Davide, e naturalmente più in su, nella parte alta dell'Ofel, era stato costruito il Tempio, e qui dove ci troviamo invece c'era l'area residenziale. Il percorso si snoda tra le vasche rituali, grazie alle quali i pellegrini ebrei adempivano al precetto della purificazione, usanza tipica della religione giudaica. Qui le vasche sono più numerose che in ogni altro luogo, perché da qui si accedeva al Tempio durante tutta l'era detta del Secondo Tempio, fino alla sua distruzione avvenuta nel 70 d.C. ad opera dei Romani. Il nuovo percorso permetterà ai visitatori di ammirare più da vicino le numerose vasche rituali presenti nel sito e, constatando il numero, le dimensioni e la forma, potranno farsi un'idea dell'importanza di questa pratica per gli ebrei dell'antichità e allo stesso tempo immaginare la quantità di fedeli che accorrevano al Tempio per pregare durante le principali festività. Ci sono tre festività ebraiche principali, Sukkot, Pasqua e Shavuot, durante le quali gli ebrei da tutte le nazioni della Giudea, anzi non solo dalla Giudea, ma da tutte le nazioni della diaspora, dall'Asia Minore, da Alessandria, da Roma, dalla Grecia, si riunivano a Gerusalemme. Giuseppe Flavio descrive questo evento e attesta che 2 milioni di persone venivano e si ritrovavano nella città per ognuna di queste feste. Non sappiamo se sia un dato corretto o meno, ma dà l'idea di quanto enormi dovessero essere gli eventi legati a queste tre festività ebraiche, specialmente per la Pasqua. Nel periodo del Secondo Tempio, ogni ebreo, ogni pellegrino che voleva entrare nel Tempio, lo doveva fare in stato di purezza. Come ottenerla? Purificandosi con il bagno rituale. La vasca rituale, se ne vede un meraviglioso esempio dietro di me, è una piscina scavata nella roccia fresca, intonacata con un intonaco grigio, dove viene raccolta l'acqua piovana. Ogni pellegrino, anzi ogni ebreo nella propria casa o qui nell'area residenziale, doveva purificarsi in queste vasche rituali. Quando parliamo di bagni rituali, parliamo di una tradizione che comincia ad essere praticata nel periodo degli Asmonei. Naturalmente, il dovere della purificazione è un comando biblico, citato nella Bibbia, nell'Antico Testamento. Tuttavia, non abbiamo trovato nessuna struttura risalente al periodo dell'Antico Testamento che ci desse qualche informazione su come gli ebrei si purificassero in quel periodo. Invece, dal periodo degli Asmonei fino a quello del Secondo Tempio, abbiamo scoperto, specialmente a Gerusalemme, decine di vasche rituali. Anzi, ad oggi conosciamo migliaia di installazioni per le vasche rituali, ma il più grande esempio risale alla fine del periodo del Secondo Tempio, che significa dal tempo di Re Erode il Grande fino alla distruzione del Tempio nel 70 d.C., quando i Romani conquistarono Gerusalemme e distrussero il Tempio. Il bisogno di purificarsi prima di accostarsi a Dio nella preghiera è passato in certa misura nel cristianesimo e nel musulmanesimo. Noi cristiani in particolare abbiamo il sacramento del battesimo che avviene con l'acqua. All'inizio di questo rito, tra ebraismo e cristianesimo, c'è una ben conosciuta figura. Il personaggio la cui vita è più connessa al bagno rituale è Giovanni Battista. Perché Battista? Perché battezzava forse nelle vasche rituali, battezzava i membri del proprio gruppo. Perciò, se leggiamo la storia di Giovanni Battista, se leggiamo la storia di tutti i più importanti personaggi del periodo del Secondo Tempio, capiamo che l'atto del purificarsi era importantissimo. Anzi, ogni ebreo doveva purificarsi ogni giorno, quando andava fuori casa e poi rientrava, e più ancora quando saliva queste scale e andava a pregare o a offrire sacrifici nel Tempio. Le vasche per i bagni rituali hanno naturalmente bisogno di acqua, che in quest'area scarseggia sempre. Come procurarsela? Se parliamo delle vasche rituali o bagni mikvehot, non possiamo dimenticare le cisterne. I due aspetti sono complementari, perché c'è bisogno di acqua per le vasche rituali e l'acqua viene dalle cisterne che raccolgono acqua piovana. Tutte le cisterne, come le vasche rituali, sono collocate sotto le case nel seminterrato.
Qui, nell'area dell'Ofel, abbiamo un tipico esempio di cisterna di approvvigionamento d'acqua a Gerusalemme e il migliore esempio di cisterne di grandi dimensioni. Accanto ad esse ci sono cisterne più semplici e ridotte che si trovano in edifici minori, mentre le più grandi si trovano nelle strutture maggiori, nei palazzi, invece le più piccole in case private. La struttura idrica di raccolta e deposito dell'acqua piovana è assai interessante. Canali e depositi intessono il territorio, dimostrando una capacità tecnica che lascia tutt'oggi stupiti. Per capire come l'acqua veniva raccolta nelle cisterne per poi passare dalle cisterne alle vasche rituali, bisogna sapere che nei tempi antichi, nella tarda antichità, i sistemi di approvvigionamento dell'acqua erano molto sofisticati e si utilizzavano i canali. Per esempio, qui possiamo vedere uno di questi canali. Prima di tutto dovevano scavare il canale nella roccia, come qui. Dentro il canale, tagliato nella roccia, mettevano una tubatura, un condotto di ceramica intonacata nelle giunzioni. Qui vedete uno dei migliori esempi di questo sistema di approvvigionamento d'acqua composto da canali e tunnel. Ma qui nel sito dell'Ofel, se lo si visita da soli o con una guida, potete trovare decine e più di esempi di canali. Seguendo il canale, e vale per ogni canale, alla fine si arriva alla cisterna. Il parco archeologico custodisce altre meraviglie che ripropongono diversificati aspetti della vita di Gerusalemme nell'era del Secondo Tempio. Principali comunque sono i bagni rituali e la regimentazione delle acque. Nel percorso ci sono più settori, ma due sono le parti principali. Prima di tutto c'è la parte delle acque, perché l'acqua a Gerusalemme è qualcosa di importante. Non abbiamo nessun fiume o lago o simili. L'unica sorgente che dà acqua di fonte a Gerusalemme è situata nella parte bassa, presso Gihon, ma è lontana. Per cui gli abitanti di Gerusalemme utilizzavano le cisterne. E qui nell'opera dell'Ofel ne abbiamo scoperte di enormi. Questa è la parte che riguarda le acque. L'altra racconta di come nel periodo del Secondo Tempio la gente usasse l'acqua per la purificazione. Oltre a queste due storie, qui si racconta la storia delle costruzioni nel periodo bizantino, perché in questo periodo l'area era divenuta un quartiere residenziale di Gerusalemme. Negli scavi abbiamo ritrovato molte case. In una abbiamo scoperto un mosaico con una formula di benedizione per le persone che visitavano la casa. Per cui qui si congiungono principalmente tre storie: il periodo bizantino, il periodo dei bagni rituali e le cisterne per le acque. I visitatori dell'Ofel devono capire che questo è probabilmente il più importante parco archeologico di Gerusalemme, l'unico luogo dove incontrare le fortificazioni e le rovine risalenti al periodo del Primo Tempio, l'unico luogo dove trovare un bel esempio di palazzo Omayyade e ovviamente le vasche rituali, le scale di Hulda e le porte di Hulda, e certamente tutto questo all'ombra, anzi alla luce del Tempio. Perché si visita un parco archeologico? Perché la storia ha molto da insegnare, nel bene e nel male, ad ogni uomo, qualunque sia la sua appartenenza. L'obiettivo è dare ai visitatori, non importa se il visitatore sia italiano o greco, cattolico, ebreo o musulmano, di dare attraverso le rovine archeologiche un'idea di come avveniva il rituale ebraico più importante nei tempi antichi e in particolare durante il periodo del Secondo Tempio. Se guardiamo la Gerusalemme di questo periodo, infatti, la vediamo come una città-tempio, dove tutto sta all'ombra del tempio. Attraverso le rovine intendiamo trasmettere qualcosa ai visitatori, e ribadisco che non importa chi sia il visitatore. Per tutti risulterà evidente il grande significato di questo luogo, come di altri luoghi di quest'area, fondamentali per la conoscenza del periodo antico. Gerusalemme è stata definita più volte come il crocevia del mondo. È stato così nel passato e continua ad esserlo nel presente. Per questo rimane una città estremamente interessante non solo dal punto di vista religioso. Quando cammini con la Bibbia in mano, capisci che questi sono i luoghi dove i re e i profeti camminarono per migliaia di anni. Tutti erano benvenuti alle porte della città di Gerusalemme, tutte le tribù, giudee e non giudee allo stesso modo. Ogni nuova ispirazione, ogni santità fu definita qui nella città di Gerusalemme. Questo è il motivo per cui Gerusalemme è così importante per più di 5 miliardi di persone in tutto il mondo e moltissimi vogliono venire e vedere con i propri occhi le connessioni con il passato per ritrovare il comune denominatore di tutti coloro che appartengono alle grandi religioni monoteiste. Pochi mesi fa l'UNESCO ha rilasciato una controversa dichiarazione in cui la sacralità del Monte del Tempio veniva esclusivamente riferita alla religione islamica. La reazione degli ebrei e della cultura mondiale è stata immediata e nelle parole del sindaco della città si avverte lo sdegno per una dichiarazione priva di senso. UNESCO,
L'UNESCO non potrà mai cancellare questa connessione e venire qui a dire, come ha fatto, che gli ebrei non hanno contatto, non hanno radici nella città di Gerusalemme. È la più grande assurdità mai detta. Quello che si deve fare è venire e vedere con i propri occhi. In ogni punto del terreno dove affondi la pala, trovi radici ebraiche. Questa è la risposta all'UNESCO. Si vergognino. Venite e imparate un po' di storia e comprenderete come il nostro futuro sia connesso al nostro passato qui nella città di Gerusalemme. Gerusalemme è stata e deve rimanere la città di tutti, perché è la città della pace. Questo significa il suo nome. Né si può cedere alle pressioni di chi la vorrebbe divisa. È bello ascoltare il primo cittadino di Gerusalemme schierarsi a favore di una città aperta. Gerusalemme è stata il comune denominatore di tutte le genti, per gli ebrei e per i non ebrei allo stesso modo, per migliaia di anni. Manteniamo la libertà di religione, manteniamo la libertà di movimento, mettiamo la nostra gente in condizione di pregare ognuno a modo suo. Gerusalemme è aperta. Ogni persona del mondo, cristiani, musulmani ed ebrei, possono venire e cercare una connessione con Gerusalemme a proprio modo, attraverso la propria religione, nel rispetto degli altri. Questa è la strategia che tutti i governi nazionali israeliani e le municipalità hanno seguito e che continueremo a seguire nel futuro. Venite a visitarci e lo vedrete con i vostri occhi. Come and visit us and see in your own eyes. Per israeliani e palestinesi è sempre stato importante vedere riconosciuta dalla comunità internazionale la legittimità delle proprie pretese territoriali. La storia e le tradizioni tornano spesso utili in questo senso, perché possono dimostrare una presenza secolare di un certo gruppo in un certo posto. Da entrambe le parti l'archeologia perciò suscita molto interesse, fino a diventare un mezzo di rivendicazione. Ma la storia di Gerusalemme non si riduce alle pretese territoriali di israeliani e palestinesi. Gerusalemme è la storia di una città dei mille volti e dalle mille tradizioni. È tempo di riconoscere questa storia ultramillenaria, per trovare in essa esempi di una convivenza pacifica capace di imporsi nuovamente sulle attuali divisioni.